Tutti, benvenuti a Benessere e Bell'essere. Do subito il benvenuto alla mia spalla, Perri Falvo. Ciao Perri ciao Serena, ciao a tutti, benvenuto come sempre, Perry. E oggi parliamo di astrologia. Lo facciamo con una persona che ovviamente è già conosciuta sui nostri, sui nostri canali, e che è Paolo Franceschetti. Ciao Paolo! Ciao Serena e ciao Pierri. Ciao Paolo. Paolo, grazie per essere qua ancora. Tu sei già stato ospite di questa, di questa rubrica. Eh, ovviamente i nostri amici già ti conoscono, però insomma, ci sarà sicuramente qualcuno che ancora non ha, non ha avuto modo, insomma, di, di conoscerti. Quindi io ti lascio subito la, la parola. Per parlare di questo argomento, l'astrologia ovviamente ormai è la base della tua vita, diciamo, diciamo così, ma la tratteremo oggi sotto questa veste, cioè quella del karma di coppia. Paolo, a te la parola. Sì, allora, quello che volevo, di cui volevo parlare oggi era appunto questo. Eh, aspetto dell'astrologia che è poco conosciuto per eh, due motivi: eh, prima di tutto, perché molti astrologi eh, non hanno il concetto di karma, non hanno i concetti spirituali, quindi non sanno che esiste un karma di coppia, ma fin lì è normale. Poi eh, c'è un secondo problema: perché la questione del karma di coppia è stata sviluppata in America da due studiosi, uno è Robert Endon, un altro si chiama Davison. E in Italia ci sono pochi lavori su questo, o meglio, sul cosiddetto oroscopo composito, che serve appunto per determinare il karma della coppia, eh, c'è solo un libro che è di Robert End. Eh, poi ce n'è un altro, adesso mi sfugge il titolo, comunque ce l'ho qui con me, poi se vi interessa ve lo faccio vedere, eh, ma dice poche cose, anche un po' confuse. E, e poi sul cosiddetto oroscopo di Davison non c'è praticamente quasi niente tranne questo libro che poi vi dico e, quindi insomma non è stato, non è una cosa molto diffusa in realtà è una cosa che sarebbe eh, molto importante perché è molto bella anche perché eh, riesce a determinare il Compito della coppia, lo scopo spirituale della coppia, perché ogni coppia nasce per motivi spirituali e non parlo solo di coppie sentimentali, eh, può essere una coppia di amici, una coppia di collaboratori, eh, per esempio chi fa trasmissioni insieme, coppie di cantanti, coppie di artisti, eccetera. E c'è uno scopo per cui nasce l'unione e l'oroscopo eh, integrato e l'oroscopo cosiddetto di Davison, eh, che si chiama anche Combin eh, o Combinato, eh, permettono di vedere che cosa devono fare in coppia le due persone e eh, quindi qual è il loro scopo. È molto importante perché, perché dal punto di vista eh, karmico conta molto più della sinastria. Spiego cos'è la sinastria. È, dal punto di vista della coppia, tutti gli astrologi conoscono la sinastria. E che cosa si fa? Si compara eh, i vari pianeti, quindi Venere eh, rispetto ai pianeti dell'altro, Marte rispetto ai pianeti dell'altro, eccetera, e si vede la compatibilità, la compatibilità intellettuale, la compatibilità sessuale, eccetera. Il che sì, è importante, dà una serie di indicatori, ma non sono gli indicatori fondamentali per chi lavora su un piano spirituale. Perché faccio un esempio, nel, nel karma, cioè nella sinastria potrebbe esserci so, una sessualità incompatibile, eh, ma se lo scopo di, karmico per cui la coppia è nata è uno scopo molto elevato e le energie sono molto elevate, eh, la sessualità è comunque molto passionale e coinvolgente. Al contrario, quando lo scopo della coppia eh, è un, uno scopo che non, non viene portato avanti nel modo corretto, eh, oppure se proprio nasce per, un, per, per creare contrasti, casini, conflitti, eccetera, e questo si può vedere talvolta, non no, sempre in realtà, da questi due oroscopi, allora uno può avere anche una sessualità meravigliosamente compatibile sulla carta, ma che in realtà non funziona nella realtà. E, nella mia esperienza, per tutti quelli che fanno un percorso spirituale, eh, l'oroscopo karmico, eh, sia eh, il cosiddetto composito sia il cosiddetto combinato: sono più importanti del, eh, della sinastria. Io guardo quasi solo quello, praticamente, eh, perché un ottimo, straordinario oroscopo composito. Supera tranquillamente tutte le difficoltà e le apparenti incompatibilità di un oroscopo sinastrico. Al contrario, può capitare anche invece la cosa opposta. Eh, che dire, questa è l'introduzione. Non so, quindi, a questo punto fatemi delle domande oppure. Ah, posso spiegare come si forma, come viene calcolato? Ecco, no, questo sì, è prima, prima di questo, Paolo, quindi, eh, per dare maggiore chiarezza, noi possiamo avere che in una coppia, che sia di amici, che sia sentimentale, che sia quello che è, c'è un, um, un karma che è eh, ovviamente che lega le due persone a livello spirituale e poi c'è, diciamo così, un'astrologia eh, che riguarda invece, diciamo, la vita, eh, possiamo chiamarla materiale, giusto solo per eh, dividere le due, le due cose. Oppure sono comunque insieme. Cioè, nel senso, quando io eh, guardo l'astrologia di coppia, è comunque anche la parte karmica. No, è questa seconda che hai detto, nel senso che. La, nel, dal punto di vista spirituale non esiste la differenza tra le cose materiali e eh, le cose spirituali. Quindi, mh, ah, tra l'altro, l'oroscopo karmico ti dice anche sulle questioni materiali la coppia come si troverà. Eh, ed è quello che conta, perché ripeto, poi tutte le azioni quotidiane devono essere improntate allo spirituale, non è che c'è una distinzione. Adesso faccio questa cosa materiale, poi faccio quest'altra spirituale. Cioè faccio un esempio, se sto eh, in mezzo al traffico, <ride> mi incazzo per il traffico, irrigo la macchina di quello magari che mi sta accanto, dice no, ma questa è una cosa materiale, sto in mezzo al traffico, la mia vita è spirituale è un'altra. No, vuol dire che forse ti è sfuggito, cioè non la applichi proprio nella quotidianità, insomma, no? Eh, c'è un famoso eh, racconto buddista eh, che, in cui c'è il discepolo che va dal maestro e gli dice: Maestro, eh, io voglio illuminarmi e da dove devo cominciare? E il maestro gli dice eh, spazza la stanza eh, e lava il pavimento e prepara il pranzo. Dice: Eh bene, dopo che mi sarò illuminato, cosa farò? Continuerai a spazzare il pavimento e a preparare il pranzo. <ride> ma in effetti a me questo piace tantissimo perché è quello un po' no che, che si dice ah sai se vai in Tibet lì sì che si sta bene sono tutti illuminati sì ma tu prova a portare uno del Tibet in centro a Roma eh, nell'ora di, nell di punta ma è ovvio che lui sta bene perché ha scelto quel, eh, quell'ambiente però vorrei vedere eh, vedere una persona che abita qui e che si fa una vita eh, senza le comodità che abbiamo qua. Quindi è sempre la contestualizzazione, non è dove tu sei, ma è ciò che fai con ciò che hai in questo momento. Non so se tu condividi questo. Assolutamente, un illuminato che vive in Tibet in un monastero avrà una vita di un certo tipo, un illuminato che vive a Roma è, deve, ha una vita diversa non è che fa le stesse cose insomma no? esatto. eh, 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 ma questo è assolutamente una poi ci sono illuminati in tutti i settori no? pochi pochissimi chiaramente però c'è l'illuminato che sta nel settore della politica quelli proprio sono delle mosche bianche eh, ma c'è quello che sta eh, che ha una fabbrica e il suo compito è avere a che fare tutto il giorno. Pensiamo a Adriano Olivetti, per esempio, non so se fosse proprio un illuminato in senso tecnico, comunque certamente era una persona molto avanti con eh, le sue idee e con la sua vita spirituale, che l'ha trasmessa, l'ha trasposta poi, nel modo di condurre tutta l'azienda e ehm, nel trattamento dei dipendenti. Però chiaramente la sua illuminazione è eh, eh, sì... Ehm, Manifestava in modo diverso? No? Esatto. Sì, no, questo è sempre, io ci tengo sempre a fare un po' di chiarezza per, perché così almeno si entra sempre di più nel, nell'argomento in maniera corretta che è come chi medita due ore poi appunto esce, si arrabbia nel traffico e riga la macchina a quell'altro sì ma le due ore di meditazione non ti hanno fatto un granché oppure sì, sapete, o, peggio ancora, questo, no? o peggio ancora nella coppia grande fine spirituale poi eh, picchio il partner oppure lo insulto e gli spacco un piatto in testa beh, esatto <ride> esatto Può essere motivo di illuminazione per quello che ha il piatto spaccato in testa. Ah, sì. Allora Paolo, quindi dicevi, eh, posso spiegare come, eh, come si calcola, dicevi, no? Sì. Questo... Allora, sono due modi di calcolare l'oroscopo karmico diversi, apparentemente. Poi una parte dei risultati, non a caso, sono spesso simili. Perché? Perché l'oroscopo eh, cosiddetto composito eh, di Robert Hand si basa sul calcolo dei punti medi dei vari pianeti. Cioè faccio un esempio. Se io ho Plutone in prima casa e il mio partner ha Plutone in terza, nel nostro oroscopo karmico eh, Plutone sarà in seconda. Ehm... L'oroscopo di Davison invece si calcola in modo differente. Si prendono le date dei due partner e si calcola la data che sta esattamente a metà tra anche con, con l'ora. Eh, quindi ho fatto un calcolo molto complicato che comunque oggi ci sono i computer per farlo. e eh, Si prende la data intermedia tra me e l'altra parte. E quella data e quell'ora è. Il tema natale karmico della coppia, quindi alcune posizioni vengono anche simili, specialmente eh, per quanto riguarda i pianeti lenti. Nei pianeti veloci, però, la posizione è completamente differente. Allora, uno può domandarsi: sì, ma sono due modi diversi di calcolare, però, sempre il karma di coppia. Sì, e eh, quindi dagli studi che sono stati fatti negli Stati Uniti dagli astrologi che praticano questa disciplina, e comunque anche nella mia esperienza pratica. Di questi anni ho visto che eh, l'oroscopo cosiddetto composito determina il karma di coppia all'inizio della coppia l'oroscopo di davison determina invece il karma di coppia quando la coppia ripeto che sia sentimentale lavorativa o amicale eh, quando eh, la coppia diventa una coppia stabile quindi eh, se si supera la prima fase quella iniziale perché talvolta c'è un karma di coppia ma il rapporto si scioglie in un mese o in 15 giorni eh, perché magari si va a litigare per qualche motivo e questa cosa c'è sempre nel, eh, nell'oroscopo di coppia si, si vede le potenzialità di litigio ovviamente poi dipende dalla coppia se vuole superare quelle iniziali difficoltà se le supera si passa all'oroscopo di Davison e mh, che vale quindi nel rapporto di lunga durata. Quindi sono due tipi di oroscopi che combinati insieme danno dei risultati straordinari per capire proprio che cosa va a fare la coppia, qual è il suo compito karmico. Ma mh, ci sono dei pianeti tipo Venere e Marte che sono predominanti in questo studio delle case specifiche o si tiene conto N'egual misura di, di tutti gli aspetti. no, se, no, no, si tiene conto di tutti. Poi, ovviamente, se Venere è in una posizione particolare, eh, allora eh, determina determinate cose che riguardano la coppia. Però, in realtà, qualunque pianeta è importante. Guarda, io faccio siccome. Eh, c ho questa deformazione professionale, no? quindi l'ho fatto spesso. Ora mi ricordo eh, proprio l'anno scorso: conobbi una donna con cui abbiamo stretto immediatamente una relazione fortissima, proprio di tipo energetico. L'ho conosciuta dopo tre ore e già dopo tre ore eh, ci sognavamo a vicenda. C'era una comunanza energetica particolare. Ci ho scritto comunque degli articoli su, proprio su questa vicenda particolare. E da subito, dalla prima volta, abbiamo capito che andavamo a fare qualcosa insieme, però non sapevamo bene cosa. E allora abbiamo fatto l'oroscopo di coppia. E in questo oroscopo di coppia c'era Venere, piazzato al medio cielo opposto a Nettuno, e Venere era congiunto al nodo nord e Nettuno al nodo sud. Quindi, la prima cosa che gli ho detto, dico, guarda, sarà una relazione in cui lavoreremo sull'amore, forse addirittura. Tra noi stessi ci potrebbe essere una relazione, questo poi lo vedremo. Cioè, però lavoreremo sull'amore, ma ehm, non saremo padroni della nostra relazione. Cioè, ci saranno delle entità che interverranno a governare tutto il rapporto indipendentemente dalla nostra volontà. E infatti andò così. Questa cosa poi l'ho raccontata in alcuni articoli che ho scritto e l'entità, cioè, praticamente questa donna, aveva un'entità che la guidava da sempre. Che mi si è appiccicato addosso quando eh, questo era questo che dava questo legame particolare fatto di sincronicità anche di ritmi della giornata che avevamo visto che eh, avvenivano in contemporanea e questa entità, io, però, non le percepisco, non le, non le vedo, non sono. cioè Percepisco se la persona è un'entità e se è mossa un'entità, e questa persona mi pareva chiaramente guidata da un'entità. Io poi ho sentito nella mia vita delle cose strane. Insomma, per farla breve c'è una mia amica strega che mi ha guardato e mi ha detto Paolo, ma tu c'hai un'entità accanto ed è un'entità che ti farà lavorare sull'amore. Infatti, ecco Venere, congiunta al nodo nord, piazzata al Medio Cielo, tant'è che ho fatto art alcuni articoli sull'amore, capendo alcune dinamiche proprio in generale dell'amore di coppia che non avevo mai capito. Eh, che uno dice, come, oh, a 58 anni non hai capito un cazzo sull'amore. No, non è che non ho capito niente, ma ho capito tante cose come molti, ma molte cose mi sfuggono, eh, come a tutti, perché crediamo tutti di sapere quasi tutto, ma in realtà non sappiamo praticamente niente <ride> dell'amore. E, um, e, e le ho capite e messe in articoli che proprio riguardavano l'amore. E, e poi questa persona è scomparsa all'improvviso dalla mia vita dopo pochi giorni, insomma. Quindi effettivamente era come io ho visto nel tema di coppia. Eh, e potrei raccontare tante altre cose, insomma, quindi già si può vedere, diciamo, quello che succederà tra due persone eh, che diventino amanti, fidanzati o partner di lavoro. Il, comunque l'oroscopo karmico determina le energie in gioco che determinano la funzione karmica della coppia. E, come hai detto te, ci possono essere delle ottime coppie che possono essere anche durature, che non hanno nessun rapporto, cioè, diciamo, di coppia di tipo amoroso ma lavorativo. Quindi volevo capire eh, qui elementi vuol dire che, che hanno dei forti diciamo, influenze di alcuni pianeti che determinano magari la collaborazione, l'amicizia. E magari sono assenti altri pianeti che determinano, che ne so, per esempio la sessualità o la sessualità viene espressa in altro modo? Allora guarda, eh, i pianeti sono un'energia neutra, non è che sono quelli che determinano il rapporto. Sono una potenzialità energetica che dipende poi da come la persona la sfrutterà e mi spiego meglio, io posso fare l'oroscopo di coppia anche con il mio vicino di casa. Con cui però non c'è nessun rapporto e verranno fuori delle energie. Quelle sono solo le energie potenziali se facessimo qualcosa insieme e soprattutto se fossimo su uno stesso livello spirituale per poter collaborare insieme. Se il dislivello è troppo alto non, non c'è nessuna possibilità di interazione energetica tra le due persone, anche se sulla carta i pianeti Determinano qualcosa. Io posso fare anche l'oroscopo karmico con un gatto, se so allora qui è nato, ma è un gatto, non è un essere umano. Quindi il presupposto, diciamo, per, ma questo non solo per la relazione karmica, ma anche per la relazione ordinaria, anche per la cosiddetta sinastria, è che le due persone comunque siano allo stesso livello spirituale e vogliano collaborare insieme o fare qualcosa insieme. Allora a quel punto i pianeti determinano solo che tipo di energie si creeranno. Mi spiego, quindi non è il, il pianeta che determina la relazione so, tra me e te, Pierri no, Non sono i pianeti che l'hanno determinata, sono il nostro livello spirituale e poi c'è un karma dietro che fa, in cui dovevamo incontrarci. Io non credo molto veramente al libero arbitrio, non ci credo per niente. E quindi è un incontro determinato dal destino. E a quel punto, una volta che tu sai che questo incontro è determinato e determinante nella tua vita, vedi le energie come girano. Quindi puoi anche vedere un'energia sessuale compatibile. Ad esempio, se io e te facessimo un oroscopo carmio, vedremmo pure le energie sessuali, ma dobbiamo tener conto che io e te... Siamo due uomini eterosessuali, di conseguenza quel, quell'aspetto sarà escluso certo. e quindi la parte eventualmente che riguarda Venere, Marte e la cosiddetta sessualità sarà un'energia creativa che mettiamo magari nelle trasmissioni, nei corsi, eccetera. Quindi bisogna sempre contestualizzare diciamo, il, um, eh, il rapporto. Certo, non eh, riuscivo, guarda, Pierri, non riuscivo a attivare il microfono. Guarda, aggiungo sì. una cosa: questa cosa vale anche per la cosiddetta sinastria. Eh, molti non sanno, cioè, mi, alcuni vengono da me e mi dicono: ho conosciuto una persona. Puoi vedere la sinastria? e eh, no, gli dico è inutile che guardo la sinastria. La sinastria io la posso fare pure con un gatto, con un cane o con un tavolo. Io, se io so, allora qui il tavolo è stato terminato dal falegname, eh, il suo tema natale del tavolo è eh, apparentemente come quello di un essere umano. Però è un tavolo. Allora, prima bisogna vedere se c'è un sentimento reciproco, poi dopo si può vedere se, eh, e, e soprattutto anche a livello spirituale, poi dopo si può guardare la sinastria perché ci darà degli elementi eh, indicatori utili, altrimenti la sinastria è inutile che la posso fare pure con uno sconosciuto, ma è uno sconosciuto, quindi la prima domanda che io faccio, infatti, anche alle coppie che mi domandano: uh, ma ci fai l'oroscopo di coppia? Sì, ma la prima domanda è: ma l'amore c'è? Eh, perché altrimenti è, meglio, cioè, è inutile andare avanti perché puoi vedere di tutto, ma se non c'è l'amore, eh, non... quelle energie potenziali che stanno nella sinastria, nell'oroscopo composito o nel combinato, noi comunque. Non le vedremo realizzate, e uno può anche a quel punto autoconvincersi, magari, che, eh, che, che sono le persone, che l'altra è la persona giusta, eh, semplicemente perché la sinastria magari dice una cosa, ma l'amore non c'è. Quindi, il presupposto di base è proprio, è proprio che ci sia un sentimento, altrimenti è tutto falsato. Può essere questo? Certo. Così come, lasciando perdere la parte sentimentale, se io faccio l'oroscopo eh, karmico tra me e Pierri vedrò delle cose, presupponendo comunque che ci sia una relazione di lavoro e la voglia di collaborare insieme. Altrimenti, se da domani ci siamo un rapporto, non serve a niente. insomma. Sì, semplicemente dire, vedo, vedo qual è la persona poi da, da scegliere per avere un rapporto di lavoro. E no, prima ci deve essere il rapporto e la volontà e poi si fa questo questa astrologia, sì. no? questa cosa quest astrologica. Certo, poi attenzione, farlo preventivamente quando tu vuoi stare in una relazione di lavoro può darci un'indicazione, cioè cosa vado a fare, un casino? Eh, magari staci attento allora, non ti dico di non iniziare, evidentemente tanto se nel tuo destino andrai a, a creare casino con quella persona, però invece con altri ci sono ottimi eh, presupposti. Sì, però a volte eh, quello che io uh, volevo dire, cioè, magari mi esce, no? Io, io non ti conosco, ti ho semplicemente ho visto un video e dico, ah, che bello, mi piacerebbe. Questo qua è la persona giusta per fare delle, de, delle collaborazioni. Eh, io però eh, non ho ancora nessun rapporto con te, quindi. Può essere falsato poi quello che, che mi dice, perché non è detto che tu voglia farlo, voglia averla questa, questo rapporto. Esatto, di, di certo. E eh, eh, quindi a volte eh sì. no devo insistere perché so che eh, gli astri mi hanno detto, i tarocchi mi hanno detto a volte no, che, che si fanno qualsiasi tipo di letture poi si, eh, ci sia. Ma... Ma io metto un bound, perché è un dubbio che mi è arrivato in questo momento. Cioè, se eh, diciamo c'è comunque un intento, c'è cioè una, un, una crescita spirituale, chiamiamola così, non mi viene a parola. C'è cioè, una persona che è abbastanza consapevole, diciamo non troppo, ma abbastanza consapevole. Le, le due persone sono di pari. Livello, Non si conoscono bene e uno guarda magari l'astrologia qui karmica eh, per vedere se c'è compatibilità nel lavoro, mettiamo caso. S potrebbe essere che le due persone sono due persone eccezionali, che le persone eh, abbiano lo stesso livello. Evolutivo, ma non vanno per niente a cozzare nel senso potrebbe essere anche che le energie delle due persone eh, insieme possono, non anche se c'è tutta la volontà di questo mondo teoricamente, questa astrologia dovrebbe vedere questa cosa. Allora, guarda Pierri, se tra me e la persona che ho di fronte c'è un intento comune forte mm. a, da parte di entrambi. Eh, lì l'oroscopo karmico ti dirà che tipo di energie si formano con precisione. Chiaro che se io ho un intento forte di creare un legame con questa persona e l'altra non ce l'ha, eh, eh, l'oroscopo non funzionerà. Ti dice solo una potenzialità qualora l'altro cambiasse idea e mi venisse incontro al limite. Eh, e quindi l'intento eh, diventi uguale. Senti Paolo, allora noi abbiamo parlato di coppia, ma questo è possibile anche come gruppo? Esempio, eh, noi tre, è possibile fare questa cosa o diventa molto complesso? Perché tu dicevi appunto il discorso della data intermedia eh, tra le due persone. Eh, eccetera, quindi è possibile calcolarlo o diventa veramente molto complessa questa cosa? No, no, ci quindi sono delle possibile. tecniche anche per calcolare sì, i gruppi di tre o più persone. Eh, sono tecniche sì, piuttosto complesse. Tra l'altro, mi pare che non ci siano programmi al computer che eh, ci aiutino a determinare eh, nei vari siti, tipo AstroSIC, Astrologia in linea, tutto per me, eccetera. Non mi pare che esista un programma apposito, però ci sono degli astrologi che lo calcolano e lo sanno calcolare. Fermo restando che, comunque, quando tu calcoli l'oroscopo carmico di 10 persone che collaborano diventa un casino perché se tu vedi delle liti non sai tra, tra chi litigherà con chi, non è che tutti litigheranno tutti si, si azzufferanno quindi lì se si crea un gruppo, un'associazione eccetera, lì c'è la, la cosiddetta astrologia elettiva che è, è un po' più precisa insomma, secondo me Sì perché poi non si capisce più, sì il gruppo è questo però non si sa chi farà con che, eh. che cosa con chi, ok chiaro eh, molto, molto interessante anche questo, questo aspetto. No, mi è venuto in mente proprio perché parlavi del discorso di collaborazioni, di lavoro e, eccetera. Quindi è, eh, è, una cosa, è una cosa affascinante, anche, anche questo, questo aspetto. Però tu hai parlato anche di, eventualmente di, um, di un animale. Quindi qualcuno può chiedere anche il proprio eh, eh, karma di coppia con, uh, con l'animale. In teoria sì, in teoria sì, e dà delle indicazioni, però dobbiamo calcolare che gli animali a livello animico mh, lavorano con noi in modo un po' diverso, no? si lasciano molto guidare dall'istinto, quindi certo puoi vedere ad esempio se l'animale starà bene in casa o tenderà magari molto ad uscire, mentre che è un gatto, no? oppure puoi vedere se ehm, che ne so tenderà a essere socievole con gli estranei oppure no. E poi appunto sì, il karma di coppia, ma prevalentemente per l'essere umano, perché l'animale per lo meno per quello che noi sappiamo noi non siamo cioè, pretendiamo di sapere del tutto degli animali e di pensare che noi siamo superiori, non è così, semplicemente non, non riusciamo a capirli esattamente nel loro essere, quindi l'astrologia per loro Funziona in modo diverso, insomma, ecco. oltre al fatto che negli animali c'è spesso comunque la mh, grossa difficoltà, anzi, quasi sempre, a sapere l'ora. Eh, al massimo sai il giorno, e tra, talvolta pure approssimativo. Quindi, ecco, un po' quindi l'astrologia, tornando magari a quello che diceva Steiner, è più. Uh, cioè, come astrologia di coppia parlo così o, o di gruppo, quello che poi si vorrà dire. Eh, perché nell'essere umano c'è un'organizzazione dell'io che nell'animale non c'è. Può, può essere questa, questa cosa? Ma io non credo che c'è un'organizzazione dell'io che nell'animale non c'è. Io credo che noi abbiamo un'organizzazione dell'io e quella dell'animale non la conosciamo, anche se pretendiamo di conoscerla, ma non... Uh, ci sono degli animali che sono sorprendenti per il loro comportamento e dal punto di vista razionale della nostra logica noi non riusciamo a spiegarlo. Per esempio i delfini talvolta avvertono il pericolo di, alcune, di, di alcuni esseri umani a distanza ed è una cosa che è illogica dal nostro punto di vista. Quindi vuol dire che loro hanno un livello di coscienza che non solo è diverso dal nostro, ma probabilmente anche superiore. Per esempio faccio questo esempio, eh, c'è una storia che si racconta, ma è una storia reale, eh, di um, una barca che a un certo punto aveva un gruppo di delfini che faceva dei giri strani attorno alla barca, come se volesse segnalargli qualcosa. Allora il, um, quello che guidava la barca ha rallentato e ha cercato di capire. Dopo poco ha visto che c'era una nave di grosse dimensioni che transitava in rotta parallele di collisione contro di lui e quindi ha ringraziato, diciamo, questi delfini che poi, infatti, hanno fatto come se fosse dei salti, come dire: Ok, hai capito, adesso ti possiamo lasciare. Ma c'è un altro caso che lo racconta Maiorca, che sappiamo chi è, no? Il famoso sub, e un giorno dice: Io stavo sulla barca e c'è un, un delfino che è venuto a, a cioè, mi dava delle botte come se mi volesse. Dire vieni con me, e lui l'ha seguito eh, sott'acqua e ha visto che c'era un piccolo delfino eh, imbrigliato in una rete, allora l'ha liberato, e questo eh, piccolo delfino, quindi è, diciamo, si è accostato alla mamma. Quando Mallorca è risalito in superficie eh, e stava attaccato alla barca per risalire, questa mamma, delfino, gli ha dato un bacetto, cioè, gli si è avvicinata e gli si è strofinato sulla guancia, no? E poi se n'è andato. Allora, l'animale no? dovrebbe essere uno che non, non capisce, non ragiona. Non è, eppure avevano percepito dalla barca in pericolo, o, ave, o questo aveva percepito che Mallorca avrebbe potuto scendere giù e liberarlo. È una logica diversa dalla nostra umana, ma secondo me anche superiore. C'è cioè un, un livello di coscienza che denota qualcosa che noi non siamo in grado di capire. Infatti si dice in Akasha, no? sempre tornando a questo aspetto, che delfini e balene siano la parte vivente di Akasha sulla Terra e che quindi probabilmente hanno anche questa conoscenza di chi andare a chiedere, cioè questa è la persona giusta, questo è il momento giusto, eh, perché si dice proprio che eh, delfini e balene appunto siano la parte vivente di Akasha sulla Terra e anche il motivo per cui anche i paesi che non sfociano nel mare hanno firmato il trattato per la difesa di questi, di questi animali. Così si dice, insomma, ecco, quindi... Eh, sì, <ride> che, che potrebbe essere... Ma perché? Proprio per il discorso che dicevi tu, hanno un'intelligenza diversa, molto superiore, e pot questa potrebbe essere una delle spiegazioni. Una, non sto dicendo ovviamente quella... Uh, eh, non è quella ufficiale però insomma questa potrebbe essere un qualcosa quindi sì concordo con te sul discorso appunto noi non conosciamo la loro intelligenza le, e le loro dinamiche anche, anche emotive, istintive in realtà Sì cioè, magari eh, sentono quello che magari eh, noi come esseri umani abbiamo un po' perso, sono più sensitivi, ho questa impressione, naturalmente non essendo un animale, però quando osservo cani, gatti, eccetera, ho quasi la sensazione che percepiscano almeno meno pensieri, diciamo, razionali, ma più, più sono più nel sentire, quindi Vabbè, ah certo. Sì, sì, e quindi beh, questo è che i cani e i gatti siano nel sentire e che percepiscano delle cose, questo è proprio scontato, no? eh. Eh, hanno anche una funzione karmica di protezione dei padroni, no? i cani si beccano spesso tutte le, no spesso, sempre, le negatività del padrone a cui vogliono bene e i gatti ugualmente, con una differenza energetica perché il gatto assorbe energie negative e per lui sono positive, quindi le trasforma, le trasmuta, per Questi gatti stanno sempre accanto alle streghe non nelle immagini tradizionali, e il cane invece non le trasmuta, se le becca purtroppo e si becca le malattie spesso anche del padrone, però, insomma, è la loro funzione in realtà. Il cane sì. arriva a morire per salvare il padrone. Insomma. Esatto, infatti si dice sempre: bisogna dare la possibilità al cane di scaricarle poi quelle energie lì, perché altrimenti le, le metabolizza, Senti Paolo, tornando al nostro discorso. Quindi Um, fino a dove possiamo arrivare nella comprensione del karma di coppia? Allora, fino a dove possiamo arrivare? In che senso? Fammi precisare meglio la domanda. Senso, allora, io eh, chiedo il, eh, il karma di coppia con te, con Perry, per esempio. Teniamo sempre noi tre che così facciamo degli esempi, degli esempi reali che siamo, che, che siamo qui. E, ok, una volta che io conosco il karma di, eh, di coppia, torno a casa e adesso, ecco, qual è il consiglio che tu dai alle persone? Per esempio, dopo che tu hai letto, hai fatto la lettura del karma di coppia, come quando fai qualsiasi altra lettura, immagino, qual è il consiglio che dai a, alle persone? Ah, guarda, i consigli sono quelli che scaturiscono dalla lettura della carta, che sono diversi. Ad esempio, ci sono delle coppie che se hanno un Saturno in settima casa, sia nel composito sia nel combinato, è meglio che gli sconsigli di convivere insieme. Perché vuol dire che è meglio che non formino la cosiddetta coppia tradizionale. E quindi se uno dice, sì, però sì, ci amiamo tantissimo, è tutto bellissimo, ma lui non vuole andare a convivere. Ecco, guarda, ah, meglio, non vuole andare a convivere perché lui sente che qualcosa non andrebbe poi. E sente giusto, perché nell'oroscopo di coppia si conferma questo. Eh, oppure, ci sono... Eh, coppie in cui sconsiglio per esempio di mettersi a fare cose insieme che, di tipo commerciale perché le energie dell'uno e dell'altro magari hanno un saturno in seconda casa quindi ehm, pro, possono o un saturno e marte magari possono produrre qualche casino a, di, a livello economico quindi meglio che collaborino su altre cose ma non nella stessa azienda perché lì si possono creare delle difficoltà e così via quindi il consiglio poi dipende dal da tipo di mh, di oroscopo di coppia spesso poi quando uno sta in coppia certe cose le sa perché si sente no quello che puoi fare con l'altro quello che puoi chiedere all'altro quindi di fatto si va a confermare cose che loro sanno in realtà però talvolta gli si apre una chiave di lettura di comprensione di dinamiche che loro magari non capivano ecco, non capisco perché il mio partner eh, odia la convivenza allora, tu magari trovi un Saturno e Marte in quarta casa, che significa che lui ha avuto dei problemi nel, nella, carta, nella quarta casa del tema natale de, de, del partner. E, e tu capisci che questo ha subito delle violenze in famiglia. A quel punto l'idea della convivenza gli richiama alla, alla memoria, ovviamente inconscia, le situazioni vissute in famiglia, quindi la rifiuta. E questo c'è anche nel tema di coppia, perché tu troverai un Saturno o in settima o in quarta. E magari in marte lo troverai ancora una volta in quarta in settima insomma a seconda poi e, e quindi poi fargli capire all'altro il perché il suo partner non vuole una certa cosa scoprendo che spesso quello che il partner voleva era giusto cioè corrisponde a una dinamica energetica che magari si scatenava quindi gli dico meglio così ehm, ecco è un esempio insomma e poi però da, da ogni carta si vedono consigli e, eh, avvertimenti che si possono dare insomma mi veniva in mente un altro contesto che è quello familiare si può utilizzare il karma di coppia anche con i familiari per esempio con un fratello una sorella per risolvere anche magari situazioni in stile costellazioni familiari cioè capire determinati sì, sì. Assolutamente sì. Sì, si può utilizzare, si vede il perché per esempio due fratelli possono litigare sempre, oppure um, quali sono i, i punti migliori su cui si possono trovare, il perché non c'è dialogo, eccetera. È una cosa, ripeto, si può fare per qualunque tipo di coppia, che sia sentimentale, lavorativa, oppure la coppia anche che si forma tra madre e figlio. Padre, figlio, eccetera, nonno e figlio. Ma utilizzare questo strumento, ehm, per esempio, se tu dovessi fare un'analisi con eh, personale, eh, cioè la domanda è se è meglio farsela fare quando coinvolge la persona o non se la può fare anche per sé, nel senso può analizzare il suo rapporto con un amico con un collaboratore con un amante eccetera o è meglio farsela fare perché incide magari delle idee personali che eh, oppure no no, guarda, no, no anzi io, io me la faccio sempre eh, per tu, anche con molte persone che conosco anche proprio che conosco lo stesso giorno se capisco che mi stanno proponendo qualcosa da fare insieme eccetera, lo faccio. È un'abitudine, un anche considera che poi io, molte delle persone che conosco sono maghi, streghe, veggenti, sensitivi, no? Quindi sono abituati a questo tipo di ragionamento. Se io gli chiedo la data di nascita, dico, guarda, vediamo che cosa succederà in futuro, non, ehm, cioè sono ben contenti di analizzare questo aspetto insieme a me, no? E... Si può fare da soli, io lo faccio da solo, però chiaramente se uno non è esperto è meglio che se lo faccia analizzare da un altro, insomma. O anche se, se teme magari di metterci la mente anziché l'oggettività. Eh sì, guarda, poi teniamo conto di una cosa, Serena, che la maggior, cioè gli astrologi più bravi di tutti i tempi sono stati sempre anche un po' veggenti, un po' sensitivi. Eh, perché Perché tu unisci al dato oggettivo del pianeta un grado di intuizione che se non ce l'hai la lettura funziona anche meno insomma eh, insomma diciamo è, è, il discorso è complesso bisogna vedere le, le capacità di ognuno insomma ecco sì, eh, è, insomma. Ma Paolo è quanto il livello di consapevolezza della persona, quindi il livello evolutivo, il livello di coscienza, chiamiamolo come vogliamo, ehm, incide su quello che viene detto poi nella, nella lettura. Perché tu prima dicevi per esempio non credi al libero arbitrio. Quindi quanto questo invece può, cioè la scelta poi della persona di. Eh, più che la scelta, cioè quello che ha sperimentato la persona nell'arco della vita. beh, è fondamentale. Guarda, un grandissimo astrologo, uno dei più grandi che abbiamo dell'astrologia esoterica, karmica, è Dan Rudiar, il quale dice, in modo chiaro, nessuno può interpretare il tema natale di un'altra persona che ha un livello spirituale di coscienza superiore al suo. L'astrologo medio, se va a interpretare il tema di Yogananda, per esempio, vede delle posizioni. E ad esempio, c'è una Venere opposta a Plutone e dice: Vabbè, questo ha dei problemi sessuali. Ma noi sappiamo che Yogananda non ha mai avuto una relazione sessuale in vita sua e sentimentale perché ha sempre aspirato al divino. Quindi lui, quella sua Venere opposta a Plutone, che darebbe una sessualità contorta, cioè, beh, di fatto è contorta per la persona normale, ma. A un livello spirituale molto elevato è la sublimazione della sessualità perché lui aveva integrato il femminile dentro di sé, quindi non, infatti non a caso appariva anche molto femminile lui, no? Vi ricordate, con questi capelli lunghi, eccetera. Lui era un essere che aveva realizzato il cosiddetto androgeno. Alchemicamente lui aveva già la fusione interiore del eh, femminile e del maschile, quindi non aveva bisogno della partner, tra virgolette. Quindi, eh, e quindi è un'anomalia per chi va a leggere poi il tema Natale. Eh, sì, se è un astrologo, allora, se, se quindi è un astrologo medio, non riesce a capirlo. Nel caso mio, io l'ho capito non perché sono a livello di Yogananda, ma perché ho l'umiltà di riconoscere che lui è sopra di me come livello evolutivo. La maggior parte degli astrologi si sente superiore a chiunque, cioè si sente in grado di... di... cioè ha capito tutto, so. che la maggior parte delle persone anche credono ad aver capito tutto, quindi non riconosceranno mai che c'è qualcuno superiore a loro e quindi lì si ferma il loro grado di comprensione. Nel mio caso appunto riconosco bene chi è superiore a me e quindi riesco a interpretarlo. Ho comunque difficoltà a interpretare il tema di una persona come Yogananda oggi sappiamo la vita di Yogananda ma non lo so se l'avrei saputo interpretare se l'avessi conosciuto quando lui aveva vent'anni ad esempio, no? anzi, probabilmente no, perché va interpretato in tutt'altra chiave. Tant'è vero che gli astrologi vedici che fecero l'oroscopo a Yogananda gli previdero tutte sempre cose sbagliate, e l'astrologo vedico mediamente è più bravo del nostro astrologo tropicale. Un pessimo astrologo vedico è sempre superiore nella capacità interpretativa a un buon, ottimo astrologo. Tropicale e occidentale, eppure le avevano sbagliato tutti. Quindi, che significa? Significa che di certe persone non riusciamo. Poi, nel mio caso, è vero, non credo al libero arbitrio, ma so riconoscere le persone che hanno, cioè che non, secondo me non ce l'hanno manco loro, ma che credono di averlo. Faccio, banalmente, su alcune persone la legge dell'attrazione funziona, su altre no. Su, io son, appartengo a quella categoria per cui la legge d'attrazione non funziona perché io non riesco a desiderare nulla. Io non riesco a dire desidero fermamente. No, io da quando sono piccolo è come se lasciassi andare e fluire gli eventi della vita e poi cerco di elaborarli. Bene, non ho mai detto la legge d'attrazione non funziona perché su di me non funziona e quindi è una cacata, come dicono molti. No? Cosa ho fatto invece? Osservavo e vedevo che su alcuni funzionava, quindi ho capito per esempio astrologicamente chi è. Il pers la persona su cui funzionerà la legge d'attrazione attrazione e quella su cui non funzionerà, ma non che non funzioni niente, dovrà semplicemente fare un altro tipo di percorso spirituale, che ha ora eh, mh, tecnicamente un Plutone in dodicesima casa o anche in prima è la classica posizione di chi può realizzare i suoi desideri, pensa una cosa e si avvera. Eh, per esempio, quando conobbi. Quella che attualmente è una mia amica, che tu Pierri hai conosciuto, che è Giussi, eh, i vidi un bel Plutone, Giove, Urano in dodicesima casa più altre posizioni. Ho detto: meglio non conoscerla perché questa, se decide di farmi del male, questa mi massacra. Perché? Perché quella è la posizione di chi pensa una cosa e si realizza. Infatti, lei è una che pensa una cosa e la realizza. E. Non è solo questo chiaramente, le posizioni che danno il funzionamento della legge d'attrazione. Ad esempio, anche una forte ottava casa eh, permette di realizzare la cosiddetta legge d'attrazione, sia pure con strumenti diversi, facendo funzionare la mente in modo diverso. Mentre chi ha 3-4 pianeti in dodicesima basta che pensa una cosa e quella si realizza, eh, con l'ottava deve lavorarci un po' di più magicamente, diciamo in modo leggermente diverso, ma manco tanto. Insomma e, e alcun, su alcuni invece non funziona quando i, i pianeti della volontà cioè Plutone e Marte sono fortemente lesi e poi abbiamo altre posizioni tipo magari un Nettuno e la Luna in prima casa eh, eh, con quelli la legge dell'attrazione così come ce la propongo non funzionerà eh, quindi io non credo ugualmente al libero arbitrio però so che alla persona se gli dico decidi quello che vuoi lo realizzerai, lo realizzerà e quindi lei crederà al libero arbitrio? Mi, mi, mi spiego? Certo, sì, no? sì. Certo. Perché, guarda, brevemente sul libero arbitrio possiamo dire questo, c'è una fascia delle persone, l'80%, eh, che non ha nessun libero arbitrio perché crede alla TV, cioè agisce sulla base di impulsi che sono quelli della televisione, degli amici, della società. Cioè, scusate, avevo messo il silenzioso, ma... non. Eh, però cioè, ci sarebbe il silenzioso tecnico, solo che non funziona Vabbè. è andato un po' tutto in tilt <ride> prima abbiamo dovuto ritagliare infatti sta puntata Vabbè. allora eh, che dicevo ah sì, un 80% di persone non ha il libero arbitrio e non lo avrà mai, né ci potrà mai credere perché, anzi no, di genere ci credono questi ma sono quelli che proprio non ce l'hanno perché, perché credono alla tv, credono a, a tutto e quindi sono ripetitori di ciò che viene detto da altri. Gli, poi c'è una piccolissima fascia di popolazione che sono gli illuminati, un Cristo, un Buddha, un San Francesco, uno yoga Nanda, un Osho questi non hanno mai detto di avere il libero arbitrio, hanno sempre detto di fare la volontà del padre. Eh allora, ci sarà un motivo, cioè se questi dicono di non avere il libero arbitrio. Poi c'è una fascia di persone, che sono quelli su un percorso spirituale, che credono di avere il libero arbitrio, devono credere perché hanno, gli si presentano delle scelte. E loro devono, eh, diciamo, credere in questo libero arbitrio, credere nella possibilità di scelta, credere nella possibilità che possono creare la loro vita e la creano. Ma quello è il loro destino in realtà non so se mi sono spiegato cioè, il loro destino è credere nel libero abito è insegnare la legge d'attrazione agli altri insegnare agli altri come evolvere eh, dire io sono libero, seguite il mio esempio in realtà non è libero per un cazzo quello che dice così io spesso vedo persone che fanno delle cose eh, che, che sono maghi molto potenti ma vedo delle volte che ci sono delle forze dietro che gli fanno fare delle cose per cui non sono diciamo, padroni del loro destino. Tant'è vero che guarda, c'è una, una prova provata. La maggior parte dei maghi e delle streghe ha una vita sentimentale abbastanza incasinata quando, per non dire disastrosa. Quindi, la maggior parte dei maghi e delle streghe, semplificando, ha il potere di dire: eh, Voglio attrarre una macchina e c'è la macchina, eh, voglio guarire questa persona e la guarisce, eh, però sulla vita sentimentale spesso non ci possono far nulla hanno una vita incasinata e per quanto ci lavorino facciano ridi, contro ridi. però non, non, spesso è un lo stesso allora gli dici scusa ma se c'hai tutta questa libertà perché ti, ti becchi sempre rapporti incasinati perché il presupposto fondamentale diciamo del vero libero arbitrio è quello di aver eh, raggiunto una centratura interiore una perfezione interiore e scusate ma continua il telefono ma ecco vabbè no guarda ci sarebbe da ridere però io ho messo il silenziatore abbassato il volume ma questo continua perché perché per collegarmi ho capito che c'era un problema di linea mi sono collegato col cellulare ecco perché non lo posso spegnere prima l'avevo spento vabbè comunque taglierai tanto sta parte no No, beh, questa la tengo che fa. Ma ah, questa la tieni. Ah, vabbè. Eh, prima... Sono segnali anche subliminali per chi diamo, diamo il libero arbitrio a Perry di decidere, ok? No, va bene, non è successo nulla di che, quindi. No, no, va bene, sì, infatti. Allora, quindi il um... Insomma, il discorso del libero arbitro è molto complesso, l'ho trattato in tante trasmissioni, perché ancora mi ci cervello, eh, non è che ho raggiunto la certezza assoluta e la comprensione assoluta, solo, eh, diciamo, ho fatto sempre questa riflessione, cioè gli illuminati non dicevano di essere liberi, e quindi sono io, libero io, Paolo Franceschetti, o, è libero, o sei libera te, Serena? No. È che noi viviamo in un'area in cui crediamo di essere giusto, che ci crediamo perché dobbiamo imparare a scegliere, e tramite le scelte poi eh, elevarci ma al massimo grado quello dell'illuminazione si raggiunge la cosiddetta fusione col divino, che non è più libero arbitrio, è fare la volontà del divino. Chiamiamolo Dio, chiamatelo come vi pare, però insomma, comunque è agire eh, non per opera propria e per volontà propria, ma per volontà divina. Ma in effetti, guarda Paolo, anch'io ho parlato molto del libero arbitrio. Eh, più che altro è, è la capacità di scelta infatti sì, libero arbitrio liber, cioè libertà di scelta che è diverso dal condizionamento eh, che non è una cosa semplice eh, che si raggiunge in maniera semplice tanti pensano che il libero arbitrio invece sia faccio quello che voglio quando voglio eh, in realtà non è proprio quello il libero arbitrio no, anche perché poi lo... vai vai Paolo No, anche perché poi eh, fare quello che voglio quando voglio non è possibile perché se io voglio andare in giro nudo per la città, a meno che non sono Crowley che faceva il rito dell'invisibilità e andava in giro nudo, ma lui era Crowley e se lo poteva permettere, ti arrestano. Quindi eh, la libertà... Ma struna... il presupposto che devo essere invisibile, quindi non è più anche lì, non è più libero arbitrio neanche lì, perché in realtà per fare Giusto. questo devo rendermi invisibile. Giusto. <ride> eh, esatto. Inoltre, quando c'è di mezzo una relazione di qualsiasi tipo, quindi che sia di, di amicizia, eccetera, eh, il mio libero arbitrio si sconta con il libero arbitrio dell'altro. Se io voglio una cosa riguardo all'altro e l'altro non la vuole, eh, ecco qua che già c'è qualcosa che non si realizza. Quindi non siamo liberi mai perché dobbiamo sempre tener conto di tutte le energie attorno a noi. Io eh, poi ho diciamo negli anni ho potuto constatare che alcune di queste energie non sono le persone ma sono le entità che sono energie molto più forti delle persone che guidano gli esseri umani alcuni esseri umani maghi streghe insomma queste categorie qua chiaramente sono guidati da entità e lì il libero abito sparisce certo, certo a meno dirimente. che uno non si renda conto che c'è l'entità che lo guida e consapevolmente faccia il diciamo la scelta di seguire l'entità e talvolta di non seguirla, ma io vedo che spesso molti non sono proprio consapevoli di essere mossi dall'entità. Mm. Sì, mi viene in mente um, quello che dicevi prima sulle per, sui maghi che possono ottenere tramite la legge dell'attrazione tutto quello che vogliono, ma non Relazioni sentimentali, appunto quello che hai detto, perché nelle relazioni sentimentali c'è, diciamo, c'è la volontà anche il libero arbitrio, diciamo così, dell'altra persona. E quindi lì, con la legge dell'attrazione non credo che si possa ottenere proprio tutto. Eh no, già, io co condivido, condivido perché c'è sempre questo aspetto ovviamente della mm, siamo in una società e quindi dobbiamo abbiamo a che fare non solo con le altre persone ma anche con gli animali con le piante con gli oggetti con gli eventi e quindi ovviamente eh, la contestualizzazione e quindi sì condivido anche questa parte bene che dire ragazzi eh, Stiamo arrivando alla conclusione anche di questa bellissima puntata. Paolo, una considerazione finale per, per i nostri ascoltatori. Oddio, questa domanda bruciapelo. Eh, guarda, io sono un po' lento nelle reazioni, cioè io eh, ci, ci devo pensare, ma non saprei. Eh, se me lo dicevate me la studiavo. Eh, eh no, ma, ma lì guarda, è il bello. So... Io, io, ho, guarda, io ho questa caratteristica, fin da picco, cioè le reazioni a scoppio ritardato. Poi prima mi capitano le cose, e poi dopo il giorno dopo dico: ah, mi è capitata questa cosa. Quindi adesso mi dici un messaggio finale: eh, boh, fantastico. Non, non lo so, non saprei. Paolo, allora. Grazie per questo tuo messaggio finale. Che è Boh. Che, eh, ecco, per esempio, scegliete voi, diciamo i nostri ascoltatori, scegliete voi qual era il messaggio che Paolo vi ha voluto trasmettere con <ride> Bellissimo, Paolo. Guarda, il voi. messaggio che potrei trasmettere è questo. Quando io faccio eh, con questo Boh, eh, intendevo, non era programmato. Quando faccio i corsi, eh, uso un mio metodo particolare eh, che si basa sulla spiegazione della logica astrologica che c'è dietro insomma, alle varie posizioni, eccetera, perché per facilitare la memoria. Eh, quindi dico sempre: il mio corso è per quelli come me, perché io appartengo alla categoria di persone che non, non, non memorizzano niente a meno che non capisco la logica dietro alle cose e ho anche le reazioni ritardate, quindi cioè, ci metto pure un bel po' per imparare le cose e capire la logica dietro a certe cose. Quindi eh, dico sempre, e qui è per chi non è capace a studiare i miei corsi, poi chi è eh, bravo, veloce, eccetera, addirittura esce dai miei corsi che eh, magari già sa leggere un tema natale, se memorizza tutto quello che abbiamo detto, però eh, mio, i miei corsi sono fatti per chi è lento, e per chi deve capire il perché delle cose ecco insomma beh, è... capire il perché delle cose direi che è la parte fondamentale comunque eh? perché poi tutto il resto se si vuole memorizzare leggere lo sia lì però se non ho capito il perché in realtà beh devo eh, fare un, una precisazione perché io vendolo qua alla libreria spesso per i suoi corsi i corsi come li fa Paolo eh, sono molto chiari, cioè, sono, ho assistito anch'io e anche divertenti. Quindi, secondo me, è eh, un ottimo corso: è stare con Paolo a fare imparare l'astrologia. E poi con il divertimento non è una cosa scontata. Perché il divertimento, secondo me, ti avvicina l'allegria, il buon umore, ti avvicina. Alle, ai chakra più alti, e poi ti permette anche di apprendere in una maniera mh, migliore determinate cose che dette in maniera pomposa, secondo me, stancano, annoiano. E quindi consiglio vivamente, sia perché è un amico, ma anche perché se, se rimedita, tutti i corsi di Paolo, che secondo me sono di altissimo livello. Bene, Paolo, Bene. grazie di cuore per essere stato con noi ancora. Come sempre, grazie a Perry, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e anche a chi ci ascolterà poi successivamente. e Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Grazie a tutti, ciao, ciao a tutti.